l'astrazione non è qualcosa che non c'entra niente con il mondo, anzi è una parte del mondo proposta come il tutto, cioè un segno che viene attinto alla realtà, dalla realtà, e viene portato come simbolico, come esemplificativo. E gli artisti, come dire, hanno anche degli ambiti abbastanza diversi. Danilo Susi lavora prevalentemente sul tema dell'acqua, mentre Carlo Dorta, per esempio, lavora molto di più sul tema dell'architettura. E invece il pittore Paolinelli lavora sul tema della città, e quindi del caos, dell'immagine caotica della città come luogo comune del contemporaneo. E allora capiamo come questa è una mostra che serve non tanto così ad avere un'oasi di cultura e di bellezza, e le opere sono molto belle, ma di fare una riflessione sul mondo attraverso la lettura, l'occhio, lo sguardo, l'innocenza dell'artista. Sono opere che io realizzo fotografando i riflessi su superfici prevalentemente di cristallo ma qualunque superficie idonea a riflettere delle immagini. Spesso quindi mi muovo nelle città, nelle zone dove ci sono grattacieli, nelle città che si rispecchiano l'uno nell'altro, e punto a cogliere magari dei particolari per realizzare delle immagini tendenzialmente astratte. Sfruttando appunto la capacità deformante dei riflessi che si formano sulle vetrate, sulle vetrine, sui cristalli dei grattacieli, eccetera. Le immagini sono esattamente quelle che io congelo con l'obiettivo, cioè non c'è nessuna manipolazione digitale sulla forma che appare nella fotografia. Viceversa, i colori a volte li manipolo con sistemi digitali per realizzare delle fotografie di impatto pittorico. Infatti amo parlare della mia fotografia come una fotografia a metà tra fotografia e pittura. C'è poi una sala dedicata a un altro ciclo di opere intitolato Paesaggi surreali, la cui peculiarità è questa: lì il luogo fotografato è un luogo riconoscibile, può essere una piazza o dei monumenti in una città come Roma o come il Duomo di Milano o Venezia o via dicendo. Anche lì però le immagini appaiono fortemente deformate da riflessi che ottengo sempre con sistemi specchianti, sfruttando quelli che trovo sul luogo o che concretizzo, che metto in piedi con le mie apparecchiature. Però ciò che appare è ciò che io ho fotografato con lo scatto. Le potrei fare le stesse foto usando un sistema analogico. Quello che cambia è che uso poi delle manipolazioni dei colori sempre per avere effetti pittorici. La differenza tra questa serie di vibrazioni e quella è che qui spesso l'oggetto fotografato si perde ogni sua riconoscibilità e diventa una foto astratta, come secondo l'astrazione di Kandinsky e di tutti i grandi astrattisti. Invece in quelle altre il filone culturale di riferimento, pittorico di riferimento, casomai è il surrealismo. Io sono di Pescara e vivo a Termoli, quindi due città di mare, e questo ovviamente mi ha dato la facilità di trovare l'acqua, anche se acqua non è solo mare, ma ovviamente sono anche i fiumi, sono anche i laghi e sono anche le fontane. Il mare, ripeto, vivendo in due città di mare, è stato proprio una tavolozza di colori che si è aperta all'immaginazione, alla visione, alla facile anche riproduzione, sia sull'immediato nella ripresa, sia nella stampa. E questo praticamente facendo una osservazione attenta di questa superficie dell'acqua, che è una superficie ovviamente sempre diversa, mobile, quindi mai uguale a se stessa, anche quando c'è il mare cosiddetto calmo, che sembrerebbe una tavola.
Molte opere che potete vedere, molti colori praticamente, non rappresentano nient'altro che il colore dello scafo, delle navi e delle barche, specie dei pescatori. Pian pianino la ricerca è andata avanti fino ad arrivare al periodo del Nero Merisi. In omaggio in effetti al Caravaggio dello scorso anno, praticamente ho iniziato una serie sul nero dedicata appunto al Caravaggio, e nell'altra sala possiamo vedere dei trittici che si chiamano appunto Astratto Merisi, dove sempre c'è un riflesso sull'acqua e dove in modo particolare il nero viene fuori. Questo è un progetto molto interessante che i miei amici, i due amici fotografi Danilo Susi e Carlo D'Orta avevano già iniziato a portare avanti questo discorso sugli astrattismi paralleli. Io devo dire sono entrato successivamente con delle opere pittoriche perché faccio opere da alcuni anni ispirate al nuovo paesaggio. Il nuovo paesaggio perché inteso così è come da un osservatorio privilegiato io osservo il paesaggio. Questo paesaggio che poi mi rimanda a diverse cose, che sono quelle, cioè non mi interessa tanto la bella città ben disegnata che appare sotto di me, ma quello che mi preoccupa di più è quello che accade nella città. L'identità che manca spesso alla città è proprio quella modifica che viene proprio attuata da questo grosso uso della pubblicità, che ne cancella addirittura i connotati architettonici. E poi oltretutto espongo anche degli angoli di città, che sono un rimando, così fanno pensare ad angoli di città, cioè a scorci di città, ma di fatto non lo sono, perché sono delle opere ad angolo, praticamente ad angolo, quindi l'angolo geometrico, quindi sono dei quadri ad angolo come due opere che ho esposto in questo spazio Oberdan.